Ragazzi, bentornati. Allora, oggi vado a rispondere a Marco che gentilmente mi ha fatto una proposta di lezione nella pagina del mio sito dedicata, dove c'è scritto video lezioni, metto la foto, dove ognuno può richiedere argomenti che vuole approfondire, eccetera, eccetera. Come dicevo, oggi vado a rispondere a Marco che mi chiede: ti andrebbe a mostrarci qual è il tuo approccio alla composizione di un groove funk? Come inizi? Grazie. Allora, funk, genere a me molto, molto caro. Per quanto riguarda il funk, dicevo, ho un approccio ovviamente compositivo, un approccio di composizione totalmente diverso, ad esempio, dal pop. Sul funk mi trovo molto a mio agio a scrivere un groove che poi può diventare un brano o semplicemente rimanere un groove proprio dal basso, mentre ad esempio se compongo, che ne so, una canzone pop, una ballad, una canzone d'amore, probabilmente mi viene più naturale partire da una melodia, poi cercare gli accordi magari con una tastiera, eccetera, e poi da lì ognuno ovviamente ha i suoi metodi e le sue preferenze. Per quanto riguarda il funk, invece, le idee mi vengono o semplicemente con il basso suonando distinto, quindi cerco una linea. Mi piace, allora poi ci costruisco tutto intorno. Oppure parto da una linea di batteria, che è l'esempio che volevo farvi oggi. Quindi se io sento un groove di batteria, ci provo, provo a suonarci, a vedere cosa mi viene in mente e creo uno scheletro, diciamo, del groove, uno scheletro di quello che sarà poi, la linea di basso effettiva. Dopo, quando ho ascoltato innanzitutto perfettamente la batteria, quindi ci deve essere la colla, no? Tra basso e batteria, allora dopo posso aggiungere qualsiasi cosa tra il mio bagaglio di conoscenze, quindi variazioni ritmiche, ghost, altre scale, magari diverse da quelle con cui sono partito, arpeggi, sostituzioni, eccetera. E poi aggiungo altri strumenti. Magari sul funk mi piace molto, cioè tutte le composizioni più o meno che ho fatto sono strumentali. Non mi piace molto comporre melodie per voce, ma preferisco le sezioni fiati o comunque un sax che fa melodia e via. Casomai vi faccio ascoltare qualcosa poi. Tornando a noi, io parto così. Ecco, visto che mi hai chiesto come inizio, da dove inizio, insomma, metto un groove, ovviamente in stile funk, lo mando. Questo è un esempio. Inizio a ascoltare cosa fa la batteria. Sentite questo accento. Mi canticchio qualcosa in testa e inizio a suonarci, a creare un feeling, anche se sto suonando con una drum machine, con una base. Anche poche note. Cambio posizioni della tastiera per sentire il suono dove mi piace di più.
provo altre tonalità. Mi piace il si bemolle, quindi torno il si bemolle. Una volta che inizio a intendermi, diciamo, con batterista virtuale, butto giù, come dicevo prima, lo scheletro. Quindi mi è venuta in mente, mentre suonavo, una linea di questo genere. Avevo fatto degli accenni. Questa potrebbe essere la mia partenza. Sentiamola con la base. Questo è lo scheletro del mio groove. Poi ho provato, ad esempio, a cambiare, come dicevo prima, parte della tastiera, ma il suono in questo caso mi piace più personalmente, ovviamente, nella parte, diciamo, iniziale della tastiera, quindi dove suono di più le corde alte. Ovviamente qui l'ottava ce l'ho sulla corda di re, qui di sol. E ovviamente cercate sempre anche il sound giusto. Non è detto che questo è quello che piace a me, però avete mille possibilità, quindi provare a suonare con la mano destra in un altro pickup o proprio sul manico. Quello vedete voi. Una volta, come dicevo prima, che ho creato questo scheletro, inizio a fare qualche variazione ritmica. Un'idea può essere fare note più staccate. Quindi scusate. Oppure metterne alcune staccate, alcune normali. Sono tutte possibilità che a volte funzionano, a volte no. Oppure le ghost. Invece di fare questo, posso fare, che è già più funk. Quindi faccio due note, ghost e ottava, e ritorno con due ghost sulla tonica. Questa è un'altra idea, quindi. Questa, ad esempio, potrebbe essere, diciamo, la prima battuta del groove finale, quindi sentiamolo con la batteria. Potrebbe funzionare. A questo punto, innanzitutto cerco di capire su che accordi sto girando. Ovviamente è un groove in si bemolle settima, quindi magari ne registro un pezzetto e poi ci provo gli accordi. E cerco cosa ci potrebbe star bene eventualmente per un groove, per un accompagnamento di chitarra. Poi inizio a pensare a come proseguire, cioè non posso fare tutto un brano con questa linea. Come dicevo, è lo scheletro, ad esempio, una possibilità sulla seconda, quarta battuta, provare un fill o una variazione comunque. Dico, va bene, sono si bemolle, settima, proviamo qualcosa con la pentatonica. Ora così lo sto pensando, però deve venire spontaneo.
Quindi, che ne so. Questo è un esempio, però dico, questa pentatonica maggiore, allora da lì magari ci provo quella minore, come ne ho parlato molto spesso, sulle infinite possibilità di sostituzioni e di scale che possiamo usare sugli accordi dominante, che io amo anche per questo. E invece di suonarci questa pentatonica maggiore, ci provo quella minore, ad esempio. Vedete, qui faccio un trillo sulla settima minore. Qui mi gioco terza minore e terza maggiore. Proviamola con la base, con questa ulteriore variazione, quindi con l'uso della pentatonica e comunque terza minore, terza maggiore, come ne avevo già parlato, sentiamo se funziona. Può essere un'idea. Ora, ovviamente, le prime cose che mi vengono in mente non è che siano capolavori della composizione, però da qui poi. Ripeto, io di solito registro, come può essere appunto questa cosa qui. Una cosa del genere. Poi ci provo ad esempio i cosiddetti double stop, oppure gli accordi, i bicordi, vediamo. Anche Phil. Double stop. Idee che mi vengono così e poi prendo quello che mi è venuto meglio e inizio poi a cercare una melodia che può essere un tema, come vi dicevo prima, quindi mi metto un po' nei panni di un sax, che è il mio strumento preferito, però può essere una sezione fiati, può essere qualsiasi cosa, e piano piano vado a mettere tassello dopo tassello quello che poi può diventare appunto un brano o semplicemente qualcosa che, come ho un hard disk pieno di roba che negli anni ho fatto così, che fa sempre buono comunque a livello musicale cercare di comporre qualcosa di nostro. Quindi io spero di aver risposto a Marco, mi sembra.
Sì, Marco, indovinato, incredibile. E continuate così che stanno arrivando nuove richieste, sono contento matto. L'appuntamento sarà il sabato per le lezioni, diciamo, il livello medio avanzato, e martedì lezioni per chi si avvicina allo strumento, per chi vuole dare una marcia in più al proprio bagaglio tecnico. Quindi sapete, non mi piace chiamarli principianti. Per oggi è tutto, ragazzi. Se ci sono dubbi, scrivete, continuate con le richieste. Vi ringrazio tantissimo e al prossimo video.